Era il 2001 quando Mark Prensky distingueva nel suo Digital Natives, Digital Immigrants le due generazioni che approcciano le nuove tecnologie. Da una parte i più giovani, partoriti nell'acqua dell'interconnessione globale, che non hanno difficoltà alcuna ad usare dispositivi digitali. Dall'altra, la maggioranza di noi adulti, che stenta a bagnarsi perfino le caviglie in quell'acqua, non percependola come proprio habitat. Così non sono rari i casi in cui i giovani smanettoni ci sbeffeggiano, se maldestramente impalliamo i nostri smartphone. Eppure, alzi la mano chi conosce un nativo digitale che abbia piena coscienza o consapevolezza di ciò che fa. Prensky, dopo qualche anno, non nel 2009, corresse il tiro, introducendo la categoria di saggezza digitale, posta ad un livello ben più alto della destrezza. Era sempre il 2001 quando iniziava a far discutere la famigerata Bossi-Fini, provvedimento teso a regolare il fenomeno dell'immigrazione, e divenuto poi legge l'anno successivo. Dietro le pressioni leghiste, l'Italia poneva severi limiti all'ingresso alle nostre frontiere e disponeva misure restrittive per chi non fosse stato in regola con le nuove norme. Un provvedimento molto destro, ma quanto saggio. L'Europarlamento ne ha di recente chiesto la modifica. Circa due millenni e mezzo fa, un immigrato partiva dalle sponde dell'isola di Samo, di fronte all'odierna Turchia, per sbarcare nella nostra polis di Croton. Lì divenne autorevole maestro e lì contaminò le menti di centinaia di giovani seguaci, deliziandoli con racconti dal sapore orientale, veicolati con un linguaggio e un metodo che lui stesso battezzò matematica. Erano gli albori della cultura occidentale e proprio lì, nella zona oggi tra le più povere di Europa, Pitagora, questo è il suo nome, propose e concretizzò un modo di essere e di pensare. Aiutava gli inesperti a diventare sapienti, gli immigrati culturali a diventare nativi di quel terreno di conoscenze condivise che chiamò filosofia. Seppe coniugare in qualche modo destrezza nativa e saggezza immigrata. L'immigrazione è da sempre un fatto naturale e culturale, ma questo continua a sfuggirci in duplice accezione. Ci sfugge perché non ne comprendiamo la portata. Eppure è un fatto il calo demografico che svuota le nostre città e le nostre scuole, quando al nord diventa sempre più raro trovare su un registro di classe solo cognomi nativi. Ci sfugge poi, nel senso che i nostri ragazzi, sempre più frequentemente, non trovano attrattive nel rimanere in Calabria. Il cuore dice loro di restare, ma il cervello fugge. Non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti, canta Caparezza. La Calabria, terra di accoglienza sin dall'origine dell'umanità, come può oggi mostrarsi attraente per cuori e cervelli immigrati, quando spesso sono proprio i nativi da andar via? C'è un modo per recuperare la saggezza e trattenere la destrezza? Forse sì. Nell'uso delle nuove tecnologie e nella condivisione della conoscenza, come nell'accesso a un futuro di libertà e dignità della persona, nessuno sia reso ultimo, nessuno sia clandestino.